ripeterci il grazie sì, non è mai troppo il ringraziamento per chi è il direttore, il presidente, i docenti e credo anche i ragazzi, perché poi alla fine la storia della Castellina è fatta anche da loro, principalmente da loro, oltre all'illustre Santeria, ma a tutti i ragazzi che poi in qualche modo attraversano questa esperienza e restituiscono poi a tutti noi. L'idea della mostra, che come dice il direttore, nasce dai 135 anni, ma io ci vedo questo, poi l'hanno scritto e credo l'abbiamo anche detto, provare a offrire alla città di Como e non solo, no? Quindi alle persone, un luogo, perché noi con Castruzzo anche un po', come dire, un po' solitario del web, del nostro telefono, manchiamo nell'uscire nel parlarci, nel trovarci. Credo che in questa mostra ci sia anche il desiderio di parlare di tecnologie, di parlare di web, di parlare di futuro, di parlare del vostro futuro anche, no? Soprattutto. Ma sia un modo anche per trovare un luogo in cui parlarci e approfondire certi temi. Il luogo è prestigiosissimo perché anche la scelta di Como per la possibilità a Fondazione Castellini di fare la mostra lì è un segno anche che quello che c'è di bello va poi condiviso, va condiviso fisicamente. Nella fase di, come dire, la provincia segue un po' le nuove scelte che alcune scuole fanno, delle scuole superiori, di indirizzi, sicuramente Castellini ha fatto un percorso ragionato, non che gli altri non lo facciano, però a volte si segue anche una necessità. Qua invece c'è stato anche il pensiero di garantire magari a chi intraprende questo percorso, un nuovo percorso, di intrecciare il futuro della nostra economia, durante della nostra città e della nostra provincia, perché che ha una peculiarità. Non è un caso che Castellini abbia provato anche questo, perché c'è del rischio con tutto, no? Anche nel scegliere la scuola, anche quando un ragazzino sceglie la scuola, rischia, muore la scuola, però l'operatore di vendita online ha senso perché siamo anche qua, nel nostro tessuto economico. Quindi Castellini fa questa operazione, leggere anche un po' la realtà, che non è sempre facile, e il futuro è ancora più giovane. Quindi vediamoci tutti alla mostra, questo sì, assolutamente. Sì, fresco che ora sarà.